Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Moretti, visto che lei è lì, dove insomma alla fine l'Europa torna sul banco degli imputati, no, mi pare, da parte del sì, centrodestra. Torna sul banco degli imputati perché viene presa come sempre come capro espiatorio quando si è in difficoltà. Insomma, anche l'attacco vergognoso a Gentiloni dice questo: il governo è in difficoltà e se la prende con l'Europa, che ricordo al collega che è l'Europa che ha stanziato in favore dell'Italia 192 miliardi, di cui 80 miliardi a fondo perduto, cioè un regalo che non si deve neanche restituire. Ma quale regalo? Ma Moretti, sono prestiti, quei soldi non sono ancora arrivati. A me non risulta che sui conti dello Stato italiano ci sono 192 miliardi. Che sono soldi a prestito, non è un regalo, li dobbiamo restituire. No, perché sennò, Moretti, però, diciamo bene le cose. Uno è anche in collegamento, quindi è svantaggiata. Prego. Allora, guardi, Giubilei, mi faccia parlare perché questo suo nervosismo denota il fatto che siete in difficoltà. E adesso le dico le cose come stanno. Tranquillissimo, guardi. 192 miliardi sono stati stanziati, 80 miliardi vi sono stati dati a fondo perduto dal nostro governo, non dal vostro. Perché se fosse stato per voi... Ma non sono arrivati questi soldi, Moretti. Mi ha zitto un attimo, mi faccia parlare. Qui in Europa il suo partito ha detto no addirittura al Next Generation EU, cioè voi non li volevate neanche i 192 miliardi. Dopodiché, se non riuscite a gestire il PNRR perché siete degli incapaci, perché siete completamente in ritardo... Guarda, che io non sono al governo, quindi non è che se la deve prendere con me. Fate perdere all'Italia una grandissima opportunità, gli italiani vi sapranno giudicare. Dopodiché l'Europa matrigna, quella cioè che descrivete voi, è quella che ha vaccinato tutta la popolazione del continente europeo gratuitamente, è quella che ha fatto il programma SURE, che ha pagato le casse integrazioni dei lavoratori lasciati a casa durante il Covid. Allora, adesso dovete dimostrare di essere in grado di governare e purtroppo non lo state facendo. Amoretti, ma il suo libro dei sogni, ma si rende conto che queste risorse non sono arrivate? Però, lei parla di soldi che non ci sono, cioè lei parla di soldi che non ci sono in recovery fund, non sono arrivate quelle risorse. Vi fermo. Non arrivano perché siete incapaci voi. Perché avete fatto dei progetti, il suo governo, il Partito Democratico, ha presentato dei progetti assolutamente che non avevano né capo né coda e quindi il governo attuale si è trovato in una situazione di dover rivedere quel piano perché sono soldi a debito. Allora, Moretti e Giubilei, solo un secondo. Sto dicendo che Draghi non aveva né capo né coda. Complimenti, attacca pure Draghi. Quindi parte dei progetti presentati al governo Draghi erano sbagliati, questo è evidente. Un momento solo, Giubilei Moretti, perché poi voglio sentire anche un flash di Povicino e ho la...